Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto molto particolare perché è un video che ci tenevo tantissimo a farlo per farvi vedere tutti i prodotti di Astra. Quindi mi truccherò direttamente con tutti i prodotti, quindi mascara, ombretti, rossetti e tutto, perché ho messo qua dentro tutte le cose... Oddio! Tutte le cose che riguardano Astra ovviamente, perché voglio provarli sul viso e proverò il nuovo fondotinta che ho acquistato. E niente, quindi iniziamo subito a truccarci. Allora, iniziamo subito mettendo, ovviamente utilizzerò la palettina questa qui di Astra perché è quella che ho preso, che mi è piaciuta tantissimo, visto che sono vestita di blu. Faremo un trucco blu, lasciate perdere. Metterò sempre un correttore base sull'occhio, proprio per, visto che abbiamo questo, utilizziamo questo. Che dite? Abbondiamo, 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 se vuoi che sia. E quindi... andiamo e sfumiamo, perché non mi preparo i pennelli prima? Ancora adesso io sono una di quelle persone che non si prepara le cose prima. Non mi dite il perché, non lo so. Allora, io prima ci passo il pennello e poi andiamo con la spugnetta a togliere l'eccesso. La spugnetta l'ho soltanto bagnata per farla ingrandire, quindi solo per quello. Allora, andiamo avanti. Che colore utilizziamo? Visto che sono vestita di blu, io vorrei utilizzare i blu. Che dite? Proprio vorrei utilizzare i blu. Però ovviamente mi serve all'inizio un ombretto di transizione e credo che prenderò un ombretto di questi di Essence, proprio perché mi serve una transition colors, questo, e quindi lo metterò proprio come ombretto di transizione. Come avete visto, non ho opacizzato l'occhio perché sinceramente vorrei vedere come sono questi ombretti, perché sono molto molto curiosa. Io già li ho swatchati e tutto, però ovviamente non ho proprio provato. Aspettate, tolgo per adesso lo specchio questo qui, quando faccio questo occhio, perché questo occhio lo faccio con lo specchietto piccolo. L'altro invece, siccome mi devo avvicinare, quest'occhio lo devo avvicinare tanto, devo utilizzare uno specchio fermo, perché sennò voi non mi vedete, faccio così e non mi vedete. Allora, ho deciso di alzare un po' di più, come mi dice sempre la Fabi, quindi Fabiana Lizzi, di alzare di più l'occhio, vedete? Io ci provo, però ogni volta tipo... è abbasso, è la forza dell'abitudine. Infatti lei mi ha detto, dice, guarda che è solo ed esclusivamente abitudine, devi abituarti a alzare l'occhio, perché visto che ho abbastanza spazio tra la palpebra mobile e quella fissa, cioè l'arcata sopraccigliare, posso spaziare anche con l'ombretto, quindi per alzare un pochettino l'occhio. Lei ha fatto un trucco molto molto bello, tipo a occhi di gatto, ci ha fatto una cosa felina. Cioè, bello, bello veramente. Andatelo a vedere, che è molto molto brava. Sta raggiungendo i 1000, che invece ha raggiunto Betty, che le mando un grosso bacio. Lei già ha raggiunto i 1000, quindi siamo molto molto contente che le Makeup Angels stanno andando avanti. E quindi siamo contentissime. Vedete già la sfumatura qua sopra? E adesso lo metto più giù, così. Ok?
Ovviamente tutto va in base al vostro occhio. Vado a fare l'altro. Ok. Adesso andiamo a prendere la palettina, proprio questa. E volevo vedere su per giù i colori perché io volevo fare direttamente una base blu. Volevo fare una base tutta blu e poi al centro mettere questo. O all'inizio questo e questo. Ora aiutatemi perché io farei un combo di tutte e due. Mi si sta sgretolando nelle mani. Tingono, sì, tingono. Allora, che fare? Posso fare così, come ho detto? O se non metto il blu proprio per dare profondità e il blu glitterato dopo. Facciamo così, proviamo. Proviamo a fare come vi ho detto io. Quindi prendiamo il blu, quello matte. E lo andremo a mettere, mi sta prudendo il naso, mi sono toccata. E lo andiamo a mettere proprio qua. E lo portiamo fino a metà. Allora, devo dire che non è che proprio mi scriva bene bene, eh? Adesso però ovviamente proveremo con un altro pennello perché molto spesso sapete cosa capita? Che cambiando pennello il prodotto sull'occhio scrive meglio. Può sembrare anche una cavolata, ma è così, proprio ve lo assicuro. A me capita spesso che cambiando il pennello il prodotto mi scriva meglio sull'occhio. Noi adesso li proviamo tutti fino a che troviamo il pennello giusto. Questo già, vedete, rilascia molto più prodotto. Questo già ne rilascia molto di più. Ovviamente dopo andremo a sfumare, però già questo rilascia molto più prodotto di quello, di quel pennello. E adesso con un altro pennello andiamo a sfumare il tutto. Prendiamo un po' di prodotto e andiamo a sfumare questa parte. Io avevo detto fino a metà, no, sono arrivata fino all'inizio dell'occhio. Allora, metto l'ombretto così per dare una sfumatura tra i due ombretti, ovviamente, che sto applicando. Vado a fare l'altro occhio e torno subito. Adesso andremo a mettere l'ombretto glitterato, ma prima cosa faccio? Lo voglio applicare direttamente bagnato. Aspettate, prima proviamo a metterlo così, appoggiandolo. Sì, devo dire che già scrive soltanto così. Vediamo l'applicazione. Devo dire che già è scrivente così. Io direi di metterlo su tutto l'occhio. Che dite? E dopo lo proviamo bagnato. Sembra tipo uno smokey eye. Allora, adesso lo proviamo bagnato proprio per vedere se si vedono di più i glitter o no. Vediamo. No, sinceramente non vedo. Voglio provare con le dita.
Credo che con le dita vada meglio. E sapete cosa facciamo pure? Gli tampono di sopra. Già si vede che è molto carino come make-up. Gli voglio tamponare di sopra o questo o questo. Vorrei tamponare tipo questo o questo. Ora non so cosa mettere di sopra. Mamma mia, ogni volta. Questo è la Lizzy che mi sta intortando in tutti i make-up. Mi dice esagera, esagera. Allora, io vorrei mettere qualcosa di più particolare. Allora, io direi che come sfumatura ci siamo, no? La sfumatura sembra tipo una specie di smokey eyes con il blu. E io vorrei provare con questo, con il lilla. Sembra che gli dia un effetto duocromo. Che dite? E poi gli mettiamo di sopra un po' di questo. A me piace questo effetto. Gli dà un tipo, non si capisce bene il colore. Devo dire che mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto. Ovviamente le salviettine le consumiamo. Allora, adesso pieghiamo le ciglia. Anzi, no, qualche matita si è suicidata. Allora, voglio utilizzare una matita. La utilizzerò questa qui che è la Coal Black, matita casual occhi. Avrei preferito una matita tipo sul blu, che so, non lo so, però non l'ho presa sinceramente perché ho preso, sono in fissa con le matite nere e quindi apriti cielo, tutte matite nere compro. Vabbè, siccome alcune dà fastidio, adesso metterò, vi dico cosa metto così vado avanti. Metterò matita nera all'interno ovviamente dell'occhio e mascara al di sopra delle ciglia. Ci vediamo dopo. Allora, adesso andiamo a fare il viso. E io ho preso questo che è un Ritual Primer, è uno smoothing effect e quindi è una base viso lisciante ed è adatta a tutti i tipi di pelle, è una formula in gel trasparente a base di acqua distillata, di fiori e acido ialuronico, quindi adatto a me. Allora, mettiamo il primer. Sì, come dice è trasparente, vedete? È molto molto trasparente. Io ovviamente ho messo già una crema viso che ovviamente essendo non di Astra non la faccio vedere. Devo dire che è bella fresca questo primer. Mettiamo anche il collo. Allora, il primer è bello liscio. Allora, il primer messo mi piace perché è abbastanza fresco, eh? È abbastanza fresco. Allora, adesso andiamo a provare il fondotinta. Io ho qualche pelo che mi sta dando fastidio. Allora, il fondotinta che dovevo utilizzare addosso è qua. Io ho preso ultimamente questo e gli altri due, ma poi vi farò un altro make-up. Ho deciso di fare così in questi giorni perché
perché voglio provare i prodotti non solo una volta, ma svariate volte. Quindi la palettina utilizzerò i verdi perché è una cosa che mi piacciono, cioè è una cosa che sto rivalutando tantissimo il verde e non vedo l'ora di utilizzarlo. Ora, siccome sto uscendo, ho la magliettina blu, ho fatto blu. Questa è una primissima prova, quindi non vi so dire proprio come sono i prodotti e tutto. Allora, questo è Astra Iconic Perfect Act. Ed è un liquid foundation ed è un fondotinta effetto pelle nuda. Quindi agitare prima dell'uso, shakerare. Questo è adatto alle pelle mature. Quindi io sto prendendo. Fate la cosa del. Non fare mai così, ma fare così. Io sto prendendo dei fondotinta liquidi perché ovviamente avendo una pelle grassa e avendo una certa età, sto piangendo, avendo anche una certa età dobbiamo utilizzare questi tipi di fondotinta. Allora, andiamo a vedere come dovrebbe essere del mio colore. La mettiamo nella sponge. E vediamo come forse mi conviene metterne di più. Io ho paura. Io le vedo fare queste cose, sapete, ogni tanto che bello, lo voglio fare anch'io. Una volta mi è capitato e ho sporcato tutta la maglietta. Cioè, fatto. E capite bene che io li lavo, io li stiro. Allora, proviamo da questo lato che già mi sa che l'ha mangiato tutto la. No. Allora, proviamo con un altro pennello. Proviamo questo qui della Real Techniques. Da questo lato ancora c'è e proviamo. Allora, sì, con il pennello. Ok, aggiudicate il pennello. Perché ovviamente facendo anche la prova, aspettate che tolgo il burro cacao. Allora, con la spugnetta l'ha preso tutta la spugnetta, quindi conviene metterlo con il pennello. E poi in caso, come faccio sempre io di solito, passo la spugnetta per uniformare il colorito. Scende, aiuto, sto scendendo. Poco alla volta, ovviamente. Lo metto anche qui. Nelle occhiaie, perché sto vedendo che da questo lato mi ha coperto, quindi. Allora, devo dire che mentre lo applicavo già si è asciugato, eh? Sembra liquido, 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 però già è asciutto. Allora, vediamo com'è ancora. Allora, sembra un pelino più scuro del mio, eh? Dico sembra perché. Allora, le occhiaie me la coperte e quindi già questa cosa mi piace. Sto sentendo un po' di prurito in questa parte qui, credo perché ci sia questo brufolo, ma sento un po' di prurito. Ma non ho né peli né niente perché mi sono controllata. Comunque è un po' appiccicoso, però sembra buono. Io lo sto ancora massaggiando, ma credo che non ci sia nemmeno più bisogno. Li passo lo stesso, perché ormai è forza dell'abitudine di passare la spugna per togliere l'eccesso. Io ho prurito qua. C'era un pelo di ciglio. Ok, allora facciamo così.
visto che sto utilizzando i prodotti che io adoro, io voglio mettere anche un po' di correttore, proprio poco, proprio così, proprio per farvi vedere che questo è il mio correttore preferito. A me piace tantissimo, proprio sono sincera, piace molto. E quindi mi sono dimenticata di utilizzare un pennello che ho preso da Beauty Bay, mi è arrivato un pacco da Beauty Bay perché avevo preso questo pennello perché l'avevo visto, cioè l'aveva nominato Clio in uno dei suoi video e ovviamente quando lei nomina una cosa diventa virale come Giulia Cova e quindi io devo assolutamente averlo e l'ho preso. Io l'ho preso, però ovviamente ce l'ho di là. Va bene, adesso vado un po' a illuminare sotto l'occhio e torno subito. Allora, adesso riprendiamo. Io direi di mettere il bordeaux al di sotto, invece di mettere... Chi è? O il verde. Che dite? Oddio, perché sono così? Con il verde come starei? Allora, quiz, mettiamo il verde al di sotto o il bordeaux al di sotto? Vabbè, metto il blu. Metto il blu, quello glitterato, perché mi piace molto di più. Allora, voi non potete decidere, quindi... Lo faccio io. Allora, vorrei tanto fare una cosa diversa, però siccome sto facendo il video, devo, lo so, devo usare di più. Allora, già la matita sta per scomparire, non so se si vede. Ragazze, io ho un prurito proprio qua, in questa zona qua, così. Non mi dite perché, non ho nessun pelo, niente, ho cercato di guardare anche da vicino, ora non so se sia il primer o... il fondotinta perché ovviamente essendo la prima volta ho allora sì ebbene sì la matita è andata a fuoco. What? La matita già è bella che è andata. Troverò mai la matita dei miei occhi? Ovviamente scrivetemi un commentino e ditemi se avete una matita, che possa essere adatta a me, così posso, mettere una matita decente. Allora, sto mettendo questo illuminante proprio qua all'inizio dell'occhio. Ah, vero, questo lo dovevo bagnare perché sennò no, non mi scrive bene, non mi scrive. Vedete che riflessi che ha? Molto carino. Comunque, se volete altri video per quanto riguarda make-up, se volete vedere qualche palettina che avete visto. Perché vi abbiamo messo, se non mi sbaglio, sempre delle Makeup Angels, un video per quanto riguarda le palettine che abbiamo e tutto. Se volete vedere un video, ovviamente fatto da me, è una cosa molto casereccia, ovviamente di una persona che si trucca leggera, che non fa trucchi pesanti. Se vi piace, scrivetemi un commentino che io... Vi rispondo subito. Allora, andiamo a mettere questo, che è il blush, che è il mio amore, il colore che adoro di più, ed è lo 04. Io ho preso questo perché è il blush che io preferisco in assoluto e lo metto con un pennello abbastanza ampio. Non sto mettendo la cipria, la metterò dopo, perché sento un po' di essere appiccicosa, però non proprio tanto, però...
essendo che non l'ho provata la cipria, ci sta. Sorriso falso in azione, e voilà. Guardate, è molto pigmentato. Non ho preso la terra perché ancora deve imparare e sinceramente prenderla online potevo rischiare di non azzeccare il colore, quindi non l'ho voluta prendere. Però devo dire che già questa. Vedete come mi sagoma benissimo il zigomo. È anche abbastanza, devo dire, lucida, vedete? Cioè, mi dà quell'effetto. Ah no, sarà il fondotinta. Oddio, rimbambita. Vabbè, sto riprendendo il ritmo nel fare video e quindi capitemi. Allora, non metto illuminanti perché non ho preso illuminanti, però posso mettere anche questo, ma non mi va. Voglio che rimanga così. È naturale. Semplice. Così. Allora, andiamo a mettere la cipria. Metterò questa qui bianca. Io ancora le ciprie non le ho provate. Non so quando vedrete ovviamente questo video. So che dobbiamo fare un video per quanto riguarda le Makeup Essentials. Quindi, se già è stato fatto, ve lo metterò qui. Se non è stato fatto, lo vedrete in futuro. Mettiamo la cipria su tutto il viso. Allora, io non so perché, ma io senza il mio pennello, pennellone, pennellozzo, come lo volete chiamare, lo chiamate, non riesco a mettere la cipria. Non mi scivola bene il pennello. Sì, questo è un amore. Questo. Non gli potete dire niente. Che profumo! Bello, fa un profumo. Questa cipria fa un profumo. Bella! Allora, io posso utilizzare anche altri pennelli. Vedete, questo già si è colorato di fondotinta. Questo già era sporco di un altro, di un'altra cipria, no? Però io con questo mi ci trovo bene. Perché è grande, non si attacca niente. Cioè, non, niente, niente attacca. Devo dire che questa cipria fa un odore pazzesco. Allora, l'effetto mi piace tantissimo. Ovviamente sto dicendo così perché ancora non è passato nemmeno un paio di minuti. La matita la rimettiamo, ma purtroppo si nista ghiennu. Non capisco sinceramente il motivo perché di tutta questa cosa. Allora, andiamo avanti, anzi aspettate, prima di mettere il rossetto andremo a mettere, io non ho fatto le sopracciglia, aspettate che gli do una pettinata, non ho fatto le sopracciglia perché oltre che l'estetista mi ha detto che li dobbiamo fare, li dobbiamo allungare perché in questa quarantena ho tolto qualche pelo che non dovevo togliere. Ma mi è scappato così e quindi devo dare una sistemata. Allora, per quanto riguarda sopracciglia, non ho preso niente. Per quanto riguarda la terra illuminante, non li ho presi. Però avevo preso in precedenza lo spray fissante. Quindi andiamo a fissare. Non so come sia questo. Wow, mi sono sentita lavata. Ma già lavata. Se la mattina non volete lavarvi il viso, vi spruzzate questo e ciao. Chiudiamo gli occhi. Fa un odore di caramelle. Non so voi, ma quando si è a dieta si sentono tutti gli odori più assurdi e immaginabili. Quando mangi normalmente nella vita quotidiana, tutti questi profumi, questi odori, queste sensazioni non ce l'hai. Non so perché, ma comunque andiamo avanti.
Quindi se mi vedete nervosa, sapete il motivo. Allora, andiamo a prendere le matite labbra. Ed io ho preso due matite labbra, ho preso la 33 e la 46 e poi ho preso lo 08 e lo 06. Ovviamente voi vi aspettate che io utilizzi un malva, e invece no, voglio proprio utilizzare il nude sulle labbra per vedere l'effetto che mi fa. Allora, andiamo a mettere questa matita. Fabiana dice che sono ottime, anche Betty per quanto riguarda il rossetto, e quindi andiamo a vedere. Adesso andremo a mettere il rossetto, che è lo 06 e si chiama Teia. Vediamo, è questo colore qua, speriamo che mi sta bene. È un po' aranciato. Sono sincera, questi colori non li ho mai utilizzati sulle labbra, non so se mi invecchiano questo tipo di colore. Adesso lo facciamo un po' asciugare, lo tampono e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, questo è il video per quanto riguarda il make-up di Astra. Questo è il primo, diciamo, look che vi faccio vedere. Ditemi cosa ne pensate delle labbra con questo colore, perché di solito io non utilizzo questi tipi di marroncini, che è un po' aranciato, perché mi dà la sensazione di una persona grande. Fatemi sapere voi se la pensate come me oppure no. Comunque devo dire che mi piace molto. Questo è per quanto riguarda la full face di Astra. Io adesso proverò, perché dovrò uscire io, però vi devo dire che ho un prurito atroce. Devo capire se è il fondotinta o il primer, questo non lo so, lo devo scoprire. E niente ragazze, che dirvi, scrivetemi un commentino, ditemi se vi piace, se non vi piace, se è un make-up che vi potrebbe ispirare. Se volete vedere altri video per quanto riguarda questa palettina, perché ovviamente possiamo fare un bel po' di look, tipo vorrei fare qualcosa di verde, qualcosa di con il mio solito colore. Comunque la vorrei utilizzare un po' di più, proprio per vedere che look si possono fare. Ovviamente la prossima volta utilizzerò il malva sulle labbra per vedere anche come sta. Ditemi cosa ne pensate, ovviamente io aspetto i vostri commenti, sapete che ci tengo tantissimo. E che dirvi di più, io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!